l'ex complesso ospedaliero di Costa Rinera, formato dall'Istituto Elioterapico Giuseppe Barellai e dall'ex ospedale sanatoriale Umberto Novaro, venne inaugurato nel 1934 come luogo di cura della tubercolosi e di patologie respiratorie. Questo complesso era circondato ed impreziosito da un parco giardino di oltre 25.000 metri quadrati e da un'azienda agricola strutturata per soddisfare il fabbisogno dei degenti. Qualche anno giace in stato di completo abbandono. L'Istituto Elioterapico Barellai in passato era un complesso sanatoriale specializzato in malattie polmonari, dove grazie al clima temperato della Riviera Ligure vi si recavano uomini e donne da tutta Europa. Purtroppo di quello che era un complesso moderno e funzionale non rimane quasi più nulla. L'interno è quello classico di un ospedale, corridoi lunghissimi, stanze, vetrate, vetrate rotte, scalinate e ascensore centrale. Si trova ancora qualche residuo di quella che all'epoca era l'attività della struttura, ma la stragrande maggioranza delle stanze sono vuote. Quello che colpisce maggiormente sono le strane tapparelle nella parte dell'ospedale rivolto verso sud. Probabilmente venivano utilizzate per proteggere dalla potenza dei raggi solari le camere maggiormente esposte. Oggi sono pericolanti e un po' spettrali. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like e mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!